Speriamo che ora si rimetta un po' questo ragazzo. C'è tutta la vicinanza della comunità di Vico Pisano per il 46enne che nelle scorse ore si era barricato in casa con un fucile dopo una violenta lite con la madre e la compagna e minacciando di sparare a chiunque si avvicinasse alla casa. Perché la famiglia ha bisogno di sostegno. Di sostegno e di tranquillità. Dopo 7 ore di trattativa, la vicenda si è risolta con la resa dell'uomo, che si è consegnato ai carabinieri, che vedendolo in stato confusionale, hanno chiesto il ricovero in psichiatria all'ospedale Cisanello di Pisa. In ogni caso, si indaga su che cosa è accaduto nel pomeriggio, quando gran parte del paese è stato tenuto sotto scacco dall'uomo. Quindi siete rimasti in casa? Certo, non si poteva uscire. Era tutto bloccato e la paura è stata tanta. E in queste ore il ringraziamento del sindaco alle forze dell'ordine per come hanno condotto la trattativa. Con veramente tantissima efficacia, efficienza, professionalità, tempestività hanno gestito al meglio tutte queste operazioni. In queste ore ha parlato con la famiglia? Non ho ancora parlato perché nel rispetto voglio insomma aspettare che la cosa venga un po' decantata, ovviamente. L'uomo aveva in casa 7 pistole e 2 fucili, ma erano denunciati legalmente. Il padre infatti era un cacciatore e lui aveva rinnovato la licenza. Però un ragazzo, io lo conosco, era bravo. Poi se può darsi abbia avuto dei problemi, non lo so. Aveva la tabaccheria a Ponte Nera, sarà un po' perso di vista da queste parti vive. Momenti difficili. Diciamo, può darsi. Molto conosciuta in paese, la mamma dell'uomo. Mi diceva vado ad aiutarlo perché il mio figliolo, io sono sola, il mio figliolo ha bisogno, per cui andava a aiutarlo. La mamma aveva parlato un po' di problemi, si era mai confidata al negozio? No, mai. Siamo rimasti tutti sorpresi, via. E qua Vico Pisano è stata doppia psicosi, in quanto alcune settimane un aggressore seriale aveva più volte minacciato alcune persone qua nel centro del paese. Gli inquirenti stanno indagando anche su quel caso. Il primo pensiero ritornò a lui, cioè, però invece è stata tutta un'altra cosa. Ma lei l'ha mai visto questo aggressore seriale? No. L'aggressore seriale? Non conosco l'elemento. Su quelle faccende ci sono un pochino di incongruenze fra le varie persone, probabilmente non erano nemmeno casi sporadici, magari non ascrivibili a un'unica persona, implicare anche le operazioni delle forze dell'ordine.